Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Stage B24, ovvero la nostra amatissima Hell House, che in modalità Tower Brutal un pochettino effettivamente mi ha fatto rivivere dei bei ricordi. Mi ha fatto rivivere dei bei ricordi perché questo livello assomiglia tanto in realtà alla crash che abbiamo avuto della Hell House. Quindi se effettivamente non siete riusciti a gestire la crash ai tempi con la Hell House, potreste avere qualche difficoltà. È vero che comunque durante quel periodo noi comunque tramite appunto anniversario e tutto siamo cresciuti come potenza di account ed è anche per questo che io sono riuscito comunque a poterla gestire. Setup ovviamente con Sephiroth, doppio DPS, in questo caso ghiaccio fuoco addirittura, ghiaccio con la Wing Edge per attaccare subito la Hell House nella prima fase dove è debole al ghiaccio, mentre invece nella seconda fase dove è debole al fuoco utilizzo la Crimson Blade per fare Fire Aga e inoltre è ottima quest'arma perché mi permette di fare gli attacchi AoE e dato che ci sono anche i Pyros che comunque dobbiamo buttare giù è un'ottima idea e comunque anche un'ottima soluzione avere appunto la Crimson Blade. Tutte materie che mi aumentano ovviamente difesa magica, scusatemi, difesa fisica in questo caso, perché comunque la Hell House effettua danni fisici, Summon di Shiva su Sephiroth perché sinergico ghiaccio, e quindi come potete vedere abbiamo il boost magico di livello 7, il boost fuoco di livello 3, il boost ghiaccio di livello 8, l'Arcanum e poi vabbè tutto il resto dato anche dall'Ultimate Weapon. Per quanto riguarda le stats, abbiamo comunque un 10.000 HP che non sono tantissimi, però con 165 di difesa fisica, che sono comunque più che sufficienti, 7.499 di attacco magico, che sono tantissimi, e quindi cerchiamo un po' di gestire la situazione. Le armi che invece utilizzo come sub sono i Power Souls per avere HP e ability magica. La spada di Matt per avere attacco magico ghiaccio ancora come boost e poi la spada di Cloud che mi consente di avere attacco generico e boost ghiaccio, quindi cerco di pompare il più possibile il ghiaccio per fare molti più danni. Mentre invece la nostra Aeris ha un setup ovviamente ibrido di supporto cura con Centipede e Siringona messe come armi principali che mi consentono di avere healing HP e ovviamente buff debuff extension e in più i guanti di Tifa che mi consentono appunto di avere il boost di attacco per quanto riguarda i miei personaggi e anche il boost di attacco magico, quindi diciamo che mi consente di buffare in toto il mio team. Anche lei 10.000 HP con 145 di difesa fisica, infatti lei poverina è quella messa forse peggio all'interno di questo team, però abbiamo comunque un 3300 di healing che va bene e la Bahamut Rod che ci permette di avere difesa fisica più 2, quindi va bene così. Come arma principale Bahamut Rod, arma secondaria invece la Snowflake che mi consente di fare danni ghiaccio e al tempo stesso ridurre la difesa magica, quindi è un ottimo innesto. Ovviamente boost healing di livello 7, buff debuff extension di livello 4, quindi direi che comunque sia va bene, posso tranquillamente accettare. Zac invece è il mio secondo DPS, però brandizzato totalmente fuoco, quindi vestito Arcanum fuoco, Carota utilizzata come arma principale per avere anche la resistenza ghiaccio, dato che la Hell House effettua anche danni di tipo ghiaccio e poi come seconda arma la Stream Saber versione fuoco di Zac che mi consente di fare più danni di tipo fuoco. Anche lui è 10.800 HP che sono comunque pochini. Io vi ricordo che se riuscite dovreste portare gli HP almeno a 12.000 se vorreste proprio una sicurezza in generale. 5.400 invece di attacco magico che non è male, grazie soprattutto ai boost che ci ha dato anche Tifa con i guanti in sub-weapon. Anche in questo caso materie per aumentare la difesa fisica e come summon ho utilizzato Bahamut Ifrit. 141 di difesa fisica che è comunque pochino, in realtà si potrebbe fare molto di più, però va bene così.
Boost magico di livello 6, boost fuoco di livello 5, arcanum di livello fuoco, ice resistance e ability magica. Data per l'appunto dalle sub weapon, che in questo caso sono il Flame Project di Barrett. Ho messo anche la Protector di Sephiroth per incrementare ancora l'attacco magico e l'abilità magica. E poi la Bandage Sword, che mi consente di avere HP e resistenza a ghiaccio. Quindi direi che siamo abbastanza coperti. Il combattimento lo conosciamo. Il combattimento lo conosciamo, è praticamente una prima fase dove per l'appunto bisogna effettuare danni di tipo ghiaccio, quindi iniziate ad attaccare appena subito inizia ad apparire la barra, quindi calcolatevi bene o male che l'animazione di Sephiroth vi farà perdere comunque un po' di tempo, però fondamentalmente riusciremo quasi subito a buttarla giù subito nella prima fase. Vedete, ancora non ha fatto l'attacco e noi già la buttiamo giù. Qui switcho su Sephiroth semplicemente per evitare di sprecare barra TB, dato che qui comunque i danni sono molto 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 pesanti, col fatto che lui diciamo col fatto che la Hell House viene stunnata e quindi ci consente di fare danni. Abbiamo abbassato comunque, cioè abbiamo alzato comunque la nostra difesa fisica e la Hell House ha perso anche l'attacco fisico e, come potete vedere, comunque sia, abbiamo subito un bel po' di danni. Ricominciamo a curare con Eris piano piano. Nel frattempo Eris ci consente anche di ottenere la barra TB, che tramite appunto la Bahamut Rod è un vantaggio incredibile in questo combattimento. Qui è veramente un combattimento diciamo incredibile. E con Sephiroth iniziamo a fare Fairaga, iniziamo a buttare giù anche i minion, con Eris stessa facciamo anche qualche fira per aiutare la situazione. Sephiroth carica la summon, ma a me sinceramente in questo caso non mi serve nulla. Con Sephiroth facciamo Fairaga, con Zac invece shottiamo i minion appena possiamo. Qui continuiamo a fare Fairaga, continuiamo a fare tutto e utilizziamo la summon di Zac Bahamut Ifrit, perché appunto non voglio rischiare. Mi permette di avere comunque vantaggio fuoco, mi consente di shottare l'altro minion e qui continuiamo questa fase. Questa fase non me la ricordavo in realtà, perché la Hell House non subisce danni. Non subisce danni perché? Perché dobbiamo necessariamente eliminare i minion prima. Quindi ci concentriamo nell'eliminazione dei minion tramite appunto il danno di Sephiroth, appunto tramite la OE, che mi consente comunque di gestire molto bene la situazione. Qui vedo che Zac è lento nell'animazione, non rischio e vado con Ifrit evocato da Eris. Quindi anche in questo caso minion shottati, la Hell House prende ancora il malus e, come potete vedere, adesso con Sephiroth utilizzo l'ultimate, perché non voglio rimanere diciamo corto di danni e tutto il resto. E come potete vedere adesso Sephiroth mi consente di avere un bel boost. Anche con Zac faccio l'attacco AOE e, come potete vedere, abbiamo eliminato ancora una volta i Pyros. Qui possiamo attaccare senza problemi, qualsiasi tipo di danno comunque sia viene effettuato al 100%. Attacco di tipo ghiaccio, sempre fisico, quindi resistenza a ghiaccio che qui mi aiuta tantissimo, e ovviamente anche la difesa fisica della Bahamut Rod sicuramente schifo non fa. Qui invece adesso passiamo verso la seconda fase, quindi ricomincia il countdown della Hell House, che in questi secondi è praticamente debole a tutto, quindi ne possiamo approfittare per fare danni. E qui ricominciamo la fase dove bisogna fare i danni, in questo caso di tipo fuoco, quindi seconda fase dove non abbiamo l'obbligo di uccidere i minion e, come potete vedere, possiamo fare danni di tipo fuoco con chiunque. Qui Sephiroth e Zac insieme fanno dei bei danni, abbiamo la possibilità di subire l'attacco, però, come potete vedere, sopravviviamo al pelo, ma adesso lui si stalla, quindi possiamo ricominciare praticamente ad attaccare come se non ci fosse un domani, e ricominciamo sempre con la stessa strategia. Danni in generale. Qui mi si è impallato un attimino l'auto, quindi ho fatto uno switch per recuperare un po' di barre ATB. Con Eris ovviamente ci continuiamo a curare, e qui
procediamo nello stesso modo in cui abbiamo fatto prima, quindi sempre danni in base alla tipologia dell'elemento, picchiamo come se non ci fosse un domani e continuiamo. Con Eris continuo sempre a curare per avere anche la barra TB in più. Qui invece bisogna fare danni di tipo ghiaccio, quindi dovendo fare danni di tipo ghiaccio, Sephiroth shotta, anzi one shotta i Pyros, però in questo caso utilizzo la summon. Utilizzo la summon proprio perché adesso Shiva a livello 10 mi consente di avere un vantaggio straordinario. Infatti, come potete vedere, adesso possiamo buttare giù subito la casa. Utilizziamo l'altra ultimate di Sephiroth per pompare ulteriormente i danni e qui, ragazzi, è il rush finale. Quindi adesso praticamente non c'è più nulla da dire, perché appunto il boss è letteralmente scoppiato. Quindi combattimento che ai tempi comunque aveva dato un po' di fastidio, mentre invece adesso si riesce comunque a gestire anche piuttosto bene. Quindi se avete questo setup non dovreste avere grossi problemi. Pompate il più possibile difesa fisica e resistenza ghiaccio, magari, se volete appunto superare la prima fase. E per il momento è tutto. Io vi ringrazio per essere stati con me e vi aspetto alla prossima.